il sindaco di Crevalcore, oltre l'ex sindaco di Crevalcore, che oggi è assessore alle opere pubbliche di Crevalcore, è anche senatore del PD, il senatore Broglia, penso non abbiate sentito parlare. Lui è intervenuto dopo che noi avevamo fatto i nostri interventi, dopo che Michele Dell'Orco e Vittorio Ferraresi hanno illustrato tutti gli emendamenti che per questa terra abbiamo proposto, il percorso parlamentare che magari dopo vi spiegheranno, che adesso intendiamo portare avanti da domani mattina dopo che abbiamo finito il tour. Dopo che avevano spiegato tutte queste cose, è intervenuto questo senatore del PD proprio, che è venuto a questo incontro, dicendo: io ho presentato gli emendamenti, votateli e li approviamo. Qualcosa non tornava in questo discorso. Allora mi sono alzato io e ho detto: senatore, tenga presente che gli emendamenti buoni che lei ha presentato, i nostri, Ferraresi, Dell'Orco, glieli hanno anche sottoscritti. La verità è che gli emendamenti per questa terra, per aiutare le persone, la fiscalità agevolata e così via, in questo momento, il suo partito non glieli sta votando. Lei sta facendo solo marchette elettorali con questi emendamenti. Perché noi, a differenza vostra, a differenza loro, sottoscriviamo e votiamo gli emendamenti degli altri se sono buoni, votiamo le proposte di legge degli altri se sono buone, votiamo le mozioni, ci asteniamo sui decreti perché non lo riteniamo uno strumento giusto per fare leggi, ma se ha contenuti giusti ci asteniamo e facilitiamo l'approvazione. Loro non l'hanno mai fatto, non ci hanno mai votato niente, se non quando li blocchiamo due giorni in aula con l'ostruzionismo e loro, morti di sonno, vengono da noi e dicono: che volete? E noi facciamo passare dei provvedimenti per i cittadini. Questo ci troviamo a fare ogni giorno. Gli ultimi provvedimenti che sono passati in aula, giusto per lasciarli all'onore della cronaca, visto che non ne parla nessuno, sono due emendamenti che fanno risparmiare a voi cittadini 100 milioni di euro e che tagliano auto blu e consulenze nella pubblica amministrazione. Ci abbiamo messo due giorni e due notti per convincerli e non ci viene mai dato niente. E in quella sede io l'ho spiegato: lei, senatore, potrà essere anche una persona in buona fede che viene qui a dire che in quegli emendamenti ci crede, ma se il suo partito la lascia solo con un problema così grande, dopo che è venuto a fare le passerelle su questa terra, lei si deve dimettere dal partito, se ne deve andare da queste associazioni privatistiche che non difendono più i cittadini. Concludo, poi lascio la parola agli altri. Io sono della provincia di Napoli, la terra dei fuochi ormai ne parlano tutti, il Movimento 5 Stelle in quelle terre ne parla da prima che fosse, che esistesse, da 10 anni, ci sono attuali senatori nostri come Paola Nunes che da 10 anni si battono con le istituzioni per fare piani di bonifica, per far arrivare soldi, per mettere trasparenza nei processi di controllo, nei processi di lotta a quel problema. E sapevo benissimo che anche i miei colleghi parlamentari che non erano della campagna non conoscevano il problema, come io non conoscevo il vostro oggi, perché solo oggi mi sono reso conto della gravità della situazione, perché da fuori, grazie alla stampa, a una certa stampa, la maggioranza della stampa deviata, sembra che voi il vostro problema l'avete risolto, sembra che non ci siano più problemi. Per gli altri italiani che non vivono su questi territori il problema non esiste. Sembra che voi siete stati un popolo e si è risolto tutto da sé. So che siete stata gente che quello che poteva risolvere da sé l'ha fatto con grande sacrificio. Io ho dei parenti qui e so quanto siete un popolo dedito al lavoro e al sacrificio, ma qui ci sono dei problemi che doveva affrontare la politica e si sono rimpallati tra di loro, amministrazioni locali, regionali, nazionali, pur essendo dello stesso partito. Questa è una presa in giro totale. Quando ho fatto questa considerazione sulla terra del fuoco, ho detto: metto tutti i miei colleghi in un pullman, li porto nelle province di Napoli e Caserta, gli faccio vedere in che condizioni siamo e sono sicuro che si renderanno conto del problema. Questo è successo a luglio. A settembre abbiamo scritto una mozione, questa mozione l'abbiamo calendarizzata. Ricordatevi che si possono anche scrivere le proposte di legge più belle del mondo, ma se non vengono calendarizzate nei lavori dell'Aula non servono a niente. Vi ricordate quando all'inizio dicevano: il Movimento 5 Stelle ha presentato solo 50 leggi, il PD 1000? Beh, noi ne abbiamo calendarizzate già 7-8, il PD niente, perché è il governo che gli fa le leggi, il PD è commissariato in Parlamento, non presenta quasi niente, vota su ordine di Letta, oggi di Renzi, prima di Bersani e così via. Bene,
calendarizzata la mozione, l'abbiamo portata al centro del dibattito parlamentare, la terra dei fuochi, dopo 20 anni che non se ne parlava in Parlamento, grazie al Movimento 5 Stelle se ne è parlato, tutti ci hanno dovuto copiare, ci hanno copiato le mozioni, sono state approvate tutte le mozioni, si è fatto un decreto che non è completo, ma sono le prime norme dopo 20 anni che cercano di affrontare il problema. Noi faremo lo stesso qui. Non vi veniamo a raccontare frottole, la procedura parlamentare è semplice. Oggi abbiamo fatto un'indagine conoscitiva, ringrazio Michele, Vittorio, Edera, tutti quelli che ci hanno portato qui, perché io non lo sapevo cosa c'era qui. Loro hanno preparato già tutti gli articolati, li calendarizzeremo all'inizio del 2014, li porteremo in aula, costringeremo gli altri a seguirci, dopodiché siamo sicuri che per l'effetto passerella questa volta faranno un decreto e probabilmente riusciremo a raggiungere quei risultati che da mesi qui si chiedono. Ci sono comitati di cittadini fuori dal movimento che lo chiedono, ma su cui si sono spenti i riflettori, finita la passerella iniziale, e che sembra appunto non si voglia neanche più portare agli onori della cronaca. È sempre la stessa storia in questo paese, Lampedusa, morirono tutti quei migranti, poi finita la passerella non se ne è parlato più. Se parliamo di Olbia, noi a settembre abbiamo fatto una mozione e dicevo in Senato: guardate che se sbloccate i patti di stabilità dei comuni, le date al dissesto idrogeologico, salviamo le vite, voi siete i soliti ambientalisti, siete i soliti fricchettoni. Dopo 2 mesi è successa una tragedia, il comune di Olbia aveva bloccato nel patto di stabilità dei fondi del suo comune 60 milioni di euro con cui poteva salvare la vita a quella gente che è morta ad Olbia. Noi siamo quelli, non che ripetono sempre le stesse cose perché ne facciamo cavalli di battaglia di propaganda, perché ormai in questo paese, se ci fosse un po' di prevenzione, smetteremo di trattare i problemi in maniera emergenziale, come hanno anche trattato il vostro. Se in questi anni si fosse fatta una legge quadro sulle emergenze sismiche, i vostri amministratori sapevano già come agire un'ora dopo il terremoto. Invece bisogna fare i commissariamenti, bisogna rifare tutte le norme da capo, i sindaci che brancolano nel buio, i presidenti di regione non sanno cosa fare. Come sempre, come tutte le cose, in Italia non c'è né prevenzione e né prospettiva. Beh, noi siamo quelli che parlavano di rimborsi elettorali 4 anni fa, oggi ne parlano tutti. Siamo quelli che 5 anni fa abbiamo fatto una raccolta firme per rimettere le preferenze, oggi nella legge elettorale, oggi la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Siamo sempre quelli che quando parlano di un tema vengono trattati come i bambini che pensano che la politica sia una cosa semplice. Poi arrivano le cose, ne fanno tutti i cavalli di battaglia e sembra che sia diventato un argomento importante su cui ruota la vita del paese. La questione è molto semplice. Dobbiamo avere prospettiva, e anche su questo non c'è solo una mozione e un decreto da fare, qui ci sono leggi quadro da fare per far sì che altri territori che si troveranno, speriamo di no, nelle stesse condizioni, sappiano dove prendere i fondi, come richiederli e quali sono le procedure agevolate per permettere a quel territorio di riprendersi velocemente. Ed è per questo che basta fare una cosa, e noi lo faremo a gennaio, basta chiedere l'urgenza su questi provvedimenti di legge. Si va in conferenza di capigruppo, ci sono delle sedie apposite che non ci hanno mai spiegato come funzionano, perché ci dovevano sempre prendere in giro. Si va lì e si dice ai partiti: voi ritenete urgente questa cosa? Ritenete urgente che ci voglia una legge quadro prima che succedano altre tragedie, che ci siano gente che vivono per 4 anni dentro ai container? Se nessuno la vota è uno scandalo, e loro non si presteranno mai a questa cosa, perché voi ve ne andate a prendere il giorno dopo. Se la votano abbiamo vinto, la portiamo in aula 30 giorni dopo, il tempo che ci lavorano le commissioni, e la facciamo approvare. Queste sono cose che non ci hanno mai spiegato, e neanche noi le sapevamo i primi 2 mesi che siamo arrivati lì. Poi ci siamo messi a studiare, abbiamo capito che le cose erano relativamente semplici, che bastava semplicemente leggere un libretto di 200 pagine che è il regolamento della Camera dei Deputati e cominciare a piegare quelle norme a vantaggio dei cittadini, invece che utilizzarle come scusa per dire che la politica è lenta per colpa dei regolamenti parlamentari o della Costituzione obsoleta. Quando si è voluto il nostro Parlamento, in 8 giorni si è fatto il lodo al fatto, 2 giorni in commissione e 2 giorni in aula alla Camera, 2 giorni in commissione e 2 giorni in aula al Senato. Quando si vuole, le cose si fanno subito e i soldi si trovano subito quando vogliono loro. Quando non lo vogliono, vi dicono che dobbiamo fare le riforme, che dobbiamo cambiare le regole. Ed è vero, dobbiamo fare le riforme.
per mandare a casa un po' di politici che ci costano 2 miliardi di euro a parte. Ma non di certo perché non si possono fare le leggi in questo paese. Io volevo portarvi solo questa esperienza. L'esperienza della Terra dei Fuochi è molto simile a questa. E la forza di questo gruppo è che nessuno viene lasciato indietro come parlamentare, prima ancora che con i cittadini. Se c'è un parlamentare che porta avanti una battaglia, come i parlamentari dell'Emilia Romagna e del Movimento 5 Stelle la stanno portando avanti, noi li sosteniamo.